Buongiorno, benvenuti e bentornati amici. Continuiamo a parlare delle vicende di Pietro I, zar di Russia, Pietro il Grande, all'interno della nostra lunga trattazione della storia della Moscovia, che poi proprio con Pietro il Grande cambierà nome, lo vedremo in Russia. Abbiamo visto nella scorsa video lezione la giovinezza di Pietro il Grande, le vicende che lo portano al potere, i primi tentativi falliti di espansione, il suo viaggio in Occidente. E Pietro il Grande è famoso proprio perché è tornato dall'Occidente, si accinse ad un'opera di modernizzazione della Russia, secondo standard occidentali. Numerose sono le riforme, le novità che Pietro il Grande inserisce in Russia. Parliamo di queste riforme iniziando con la modernizzazione dell'esercito. Già molto prima di Pietro l'esercito era stato modificato, era stato migliorato. Negli anni successivi al 1630 fu aumentato il numero dei soldati, l'organizzazione divenne meno feudale, più meritocratica, molti ufficiali venivano dall'Occidente, tuttavia l'esercito rimaneva poco efficiente e antiquato. Se non fosse stato così, gli svedesi non sarebbero stati in grado di vincere così facilmente nelle prime fasi della Grande Guerra del Nord, nonostante l'enorme superiorità numerica delle forze russe. Parleremo della Grande Guerra del Nord nella prossima video lezione. Gli ufficiali ben addestrati nell'esercito russo erano pochi, l'artiglieria era scadente. Dopo il viaggio all'estero, Pietro I riorganizzò complessivamente l'esercito. Alla fine del 1699 furono creati 29 nuovi reggimenti di fanteria e 2 di dragoni, formati in parte da volontari, in parte da soldati di leva. Pochi mesi dopo furono arruolati altre decine di migliaia di uomini. L'organizzazione centrale dell'esercito fu riformata con la creazione di nuove cariche, in particolare di 3 generali che si occupavano rispettivamente dell'amministrazione, dei rifornimenti e dell'artiglieria. Dopo la catastrofe militare del 1700 furono creati nuovi reggimenti di dragoni, oltre al primo reggimento russo di artiglieria. Le riforme dell'esercito andavano di pari passo con le riforme economiche e con un'industrializzazione che la Russia non aveva mai conosciuto in precedenza. Le competenze acquisite all'estero e le centinaia di tecnici e scienziati che Pietro aveva portato con sé dall'Occidente permisero l'apertura di grandi miniere per l'estrazione del ferro nel Caucaso e la conseguente produzione di migliaia di cannoni. Nel 1705 fu incrementato il sistema di reclutamento. Fu deciso che un uomo ogni 20 famiglie, contadine dovesse prestare servizio di leva. In questo modo, tra il 1705 e il 1709, il periodo più difficile della guerra del Nord, furono reclutati ben 168.000 uomini. I reggimenti di dragoni e di fanteria iniziarono a essere raggruppati in brigate e in divisioni. Si riuscì a ridurre e poi ad annullare la dipendenza che la Russia soffriva dai paesi stranieri, soprattutto dall'Olanda, per la fornitura di armi leggere. Ottenere un gran numero di ufficiali esperti si rivelò invece molto più arduo per Pietro. Inizialmente ci si rivolse agli stranieri, infatti l'organizzazione dei nuovi reggimenti del 1699 fu realizzata da un tedesco, il generale Vaide. Neppure uno dei colonnelli di questi reggimenti era russo. Pietro fece aprire la prima scuola militare russa e poi una serie di centri di addestramento, per la verità più efficienti sul piano teorico che sul piano pratico, per ottenere un numero sufficiente di ufficiali russi ben addestrati. Furono fondate 3 scuole di artiglieria, 2 scuole del genio e una scuola di medicina militare. Molto importante fu la creazione dei reggimenti delle guardie, un'ottima sede di addestramento per gli ufficiali di fanteria russi. Pietro fece tutto il possibile per far addestrare i figli dei grandi proprietari terrieri, concedendo loro gli incarichi sotto
solo a patto di aver svolto questo servizio. Dopo il 1709, il processo di sostituzione degli ufficiali stranieri con quelli russi si intensificò. Pietro si dedicò anche a lungo alla creazione di una flotta. Ricordate che le navi e le costruzioni navali erano tra le sue passioni. Lui stesso era in grado di dedicarsi alle costruzioni navali con le sue mani. Nel 1694 Pietro elaborò un sistema di segnalazioni per i piccoli scafi che allora costituivano tutta la sua flotta. Inviava giovani russi all'estero a studiare nautica e al loro ritorno li esaminava personalmente. Pietro collezionava vaste informazioni sulle flotte straniere. Già sappiamo che fece costruire una flotta sul Don nel 1696, con cui attaccò i tatari e conquistò Azov sul Mar Nero. A partire dal 1697 costrinse i proprietari terrieri a contribuire alla costruzione di nuove navi. Tuttavia, la flotta del 1695-1696 può considerarsi una costruzione improvvisata con molti vascelli progettati male e inutilizzabili. Nel 1702 furono costruite alcune fregate sulle rive del fiume Sies, che sfocia nel lago Ladoga. Le sconfitte degli svedesi permisero ai russi di accedere al Mar Baltico. La prima nave sul Mar Baltico fu costruita nel 1703 e negli anni successivi l'espansione della flotta del Baltico fu molto rapida, anzi spettacolare. Nel 1714 vi erano 17 navi, nel 1724 ve ne erano 32. Venne creato un dipartimento dell'ammiragliato nel 1701, una cancelleria dell'ammiragliato nel 1712 e un consiglio dell'ammiragliato nel 1718. Una scuola di nautica fu fondata a Mosca nel 1701, mentre l'Accademia Navale nacque nel 1715 e iniziò ad addestrare ufficiali a Pietrogrado. A partire dal 1705 vennero arruolate reclute apposta per la Marina. Gli equipaggi non furono più formati da soldati assegnati alle navi. Un corpo di regolamenti per la flotta fu steso nel 1710 e uno più elaborato arrivò nel 1720. Il successo della marina fu molto più precario e lento rispetto a quello dell'esercito. Dopo la disastrosa campagna di Prut, di cui parleremo in seguito, infatti, Azov non riuscì a sostenere l'attacco degli ottomani, l'assalto degli ottomani, e dovette arrendersi. Lo zar perse la fortezza di Azov sul Mar Nero e in questo modo la flotta sul Mar Nero fu smantellata. In realtà la flotta rimase una creazione personale dello zar, detestata dai russi, controllata per molto tempo da ufficiali ed esperti stranieri che invece nell'esercito, come abbiamo visto, erano stati relegati in posizione secondaria. Infatti la flotta non riuscì a sopravvivere al suo creatore. Dopo la morte di Pietro, cadde subito in uno stato di abbandono, si riprese solo con Caterina II. Come abbiamo già accennato, l'espansione della forza bellica fu resa possibile dalla parallela espansione della vita economica in Russia e quindi l'accelerazione dell'economia in Russia, nonostante tante contraddizioni da questo punto di vista. Dunque, in parte l'espansione dell'economia fu dovuta alla lunga guerra con la Svezia, che richiese ogni tipo di beni, polvere da sparo, uniformi, legname, armi, altre forniture, la cui domanda contribuì allo sviluppo industriale del regno, moltiplicando la produzione. Le spese di guerra furono ingenti e furono affrontate con la svalutazione monetaria e con l'imposizione di gravose imposte indirette. Le entrate, tuttavia, furono notevoli,
soprattutto grazie alla confisca dei beni dei monasteri, ai monopoli di Stato, ai dazi doganali e soprattutto alle entrate dovute all'imposizione di una nuova tassa, quella del testatico. Nel 1718 venne varata questa nuova tassa. Il governo di Pietro intervenne pesantemente nella vita economica nazionale, come era avvenuto in passato. Si può parlare di una politica mercantilistica favorita anche da una certa xenofobia. D'altra parte, lo statalismo economico aveva una lunga tradizione, ben precedente a Pietro. Ci sono però anche elementi che non si accordano col modello di mercantilismo occidentale, come la scarsa importanza attribuita all'esportazione. E al contrario, la notevole importanza attribuita all'agricoltura a scapito delle manifatture. L'industria, ecco, l'industria, la crescita industriale fu sostenuta dalla creazione di fabbriche di Stato, di ogni tipo. Non si trattò certo di un'industrializzazione dal basso, sostenuta da una classe borghese con propri interessi e propri capitali. In ogni caso, lo zar cercò di promuovere con ogni mezzo l'industria e il commercio. Pietro creò 86 fabbriche, utensili in ferro e in rame, armi leggere, cannoni, filati di lana e tela per le vele, zolfo, polvere da sparo, carta. Negli ultimi anni di Pietro il Grande, molte di queste industrie furono concesse in affitto o vendute a privati. Tuttavia, l'intervento dello Stato nella vita economica russa si dimostrò molto più rilevante che nei paesi dell'Europa occidentale. Anche le industrie create dai privati andavano avanti grazie all'aiuto dello Stato. Beneficiavano infatti di esenzioni da tasse e di monopoli concessi dal governo, oltre che di manodopera forzata a buon prezzo, sempre fornita dal governo. Inoltre era il governo che rappresentava la domanda dei loro prodotti, il committente dei prodotti di queste industrie era lo Stato. Solo in parte i lavoratori delle nuove industrie erano uomini liberi che lavoravano in cambio di un salario. Spesso erano criminali, contadini fuggiaschi, persino reclute dell'esercito che venivano utilizzate nelle fabbriche. Questo avveniva anche in altri paesi europei, per la verità. Inoltre molti operai non erano altro che contadini di Stato che venivano arruolati per lavorare in fabbrica. Quindi molta manodopera non specializzata veniva assicurata da misure coercitive o comunque da pressioni. In molti settori la manodopera specializzata era scarsa, infatti spesso veniva trovata all'estero. Molti minatori erano tedeschi, molti lavoratori della seta erano italiani. Anche dopo la morte di Pietro, la scarsità, dei lavoratori specializzati caratterizzava la vita economica russa. Questo causò il declino delle fabbriche che producevano tessili, carta, articoli chimici, pelli e beni di consumo in genere. Questo declino fu causato anche dalla mancanza di domanda di tali prodotti, dopo che lo Stato non ne ebbe più bisogno, perché la guerra del Nord era finita. Abbiamo già detto che un settore che si sviluppò moltissimo, che non andò mai in crisi, era quello della fusione e della lavorazione del ferro. Per la prima volta fu intrapreso lo sfruttamento dei giacimenti di ferro di prima qualità presenti negli Urali meridionali. Nel 1725 la Russia era una delle principali esportatrici di ferro in Europa occidentale, persino in Inghilterra. Gli sforzi di Pietro il Grande di creare una grande marina mercantile per commerciare potentemente con l'estero, ecco, una marina mercantile, furono quasi del tutto un fallimento. Non servirono trattati commerciali oppure la concessione di privilegi a privati per la costruzione di navi. Pietro il Grande non riusciva a pensare in termini puramente economici, si affidava a misure amministrative, spesso coercitive, che di certo non potevano creare una domanda o un'offerta laddove non esistevano.
Nessuno aveva interesse a spostare i traffici da Arcangelo a Pietroburgo semplicemente perché lo zar aveva imposto certi regolamenti o certe tariffe doganali. Per favorire gli scambi commerciali, Pietro cercò di costruire dei canali, tra cui quello per collegare la Neva e il Volga, realizzato dal 1703 al 1709. Pietro progettò anche il canale tra il Volga e il Don, che fu realizzato solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche nel settore agricolo, vediamo l'agricoltura, lo zar Pietro fece numerosi e costanti tentativi per migliorare la situazione, ma anche qui senza successo. L'agricoltura russa rimase quasi del tutto estranea ai mutamenti e conservò i sistemi arcaici di coltivazione, compresa la rotazione triennale. La produzione aumentò molto limitatamente, eppure si cercò in ogni modo di aumentare l'allevamento del bestiame per incrementare l'industria della seta e la coltivazione del lino, e della canapa. Gli strumenti tradizionali non cambiarono, nonostante fosse incentivato l'uso della falce anziché del falcetto. Ad ogni modo si ebbe una notevole espansione delle aree coltivate anche attraverso lo sfruttamento di terre abbandonate. Dunque, molti degli obiettivi di Pietro non vennero realizzati. Pietro era sempre in campo, sempre attivo, sempre presente. La sua opera era continua e martellante, ma si dimostrò anche caotica. E soprattutto negli ultimi anni molto disorganizzata, con molte soluzioni estemporanee e improvvisazioni. Pietro si dedicò anche a numerose e complesse riforme amministrative. Pietro aveva ereditato una struttura di governo farraginosa, prodotta da interventi slegati che si erano succeduti nei secoli. Vi era la Duma dei Boiari, che aveva solo una funzione consultiva, oltre a, ricordate, ne abbiamo parlato nelle precedenti video lezioni, 40 dipartimenti o uffici che venivano chiamati pricas, molto diversi per ampiezza e per importanza, che spesso si intersecavano in modo irrazionale, e inoltre vi erano molti voivoda militari che amministravano le organizzazioni locali. Pietro lottò continuamente per riformare il sistema e per trasformarlo in un organismo più efficiente. Inizialmente la Duma fu sostituita da due organismi più ridotti e più semplici: la cancelleria privata e il consiglio dei ministri. Alcuni pricas furono eliminati, altri creati per sostenere la nuova politica dello zar, come il pricas dell'ammiragliato, che doveva controllare la costruzione della nuova flotta. Il più importante dei nuovi pricas, però, era quello dello spionaggio, adibito a scoprire e sopprimere ogni forma di opposizione al governo. Nel 1699 venne creato un nuovo organo amministrativo, la Ratusha, per promuovere il commercio e l'industria, per gestire il tesoro reale e riscuotere le imposte indirette, ma anche per controllare le città che così venivano sottratte alla giurisdizione dei governatori provinciali. La Ratusha contribuì fortemente alla centralizzazione amministrativa, soprattutto nel campo finanziario. Dopo la vittoria sulla Svezia, Pietro poté introdurre ulteriori riforme permanenti e di ampio respiro. Nel 1711 fu creato un nuovo organismo di controllo, il Senato, che ben presto si affermò come il più importante organo centrale. Nel 1718 il sistema dei pricas, giudicato superato, fu sostituito da 9 collegi amministrativi che si occupavano di ogni settore fondamentale. I collegi erano di meno rispetto ai pricas ed inoltre le loro competenze erano distribuite in modo più logico. Le loro giurisdizioni non erano limitate ad una parte del territorio, ma estese all'intera Russia. Tutte queste riforme andavano nel senso della centralizzazione. I funzionari locali
erano subordinati prima al Senato, poi ai collegi. Il risultato però fu un moltiplicarsi di funzionari che avevano compiti che si sovrapponevano, in generale una notevole burocratizzazione delle province. Tuttavia, anche se nella pratica non riusciva ad andare a pieno regime, in 20 anni la Russia si era dotata di un sistema amministrativo molto più centralizzato di quello precedente. Pietro il Grande cercò anche di alzare il livello della vita intellettuale russa, quindi si occupò anche della cultura. Peraltro, le riforme creano il bisogno di uomini preparati e colti in ogni campo. Più volte Pietro si era lamentato della carenza dell'istruzione in Russia, ma fu soltanto dopo la vittoria sulla Svezia che cercò di prendere provvedimenti. Oltre alle scuole navali e militari, di cui abbiamo già parlato, fu fondata una scuola di lingue nel 1701 per avere traduttori per le relazioni estere e una scuola mineraria nel 1716. Ma soltanto a partire dal 1714 iniziò qualche tentativo per istituire un'istruzione elementare. In quell'anno lo zar decretò che in ogni provincia fosse aperta una scuola di calcolo. Durante il regno di Pietro furono istituite 40 scuole di questo tipo, ma il loro successo fu limitato. La maggior parte dei russi non aveva interesse per l'istruzione e quindi le scuole furono disertate. E pochi studenti portarono a termine gli studi. Alla morte di Pietro, queste scuole contavano soltanto 500 studenti. Nel 1721 fu dato ordine di aprire una scuola per il clero in ogni diocesi ed inoltre furono varate le cosiddette scuole di presidio che avrebbero dovuto fornire un'istruzione ai figli dei militari. Sia queste sia quelle fallirono. Si registrò una crescita dei libri pubblicati. Furono tradotte opere straniere specializzate, soprattutto in tecnologia e in fisica, anche se i lettori interessati mancavano. Grammatiche, libri di testo di ogni genere, dizionari, almanacchi furono prodotti in grande misura rispetto al passato, per fornire materiale utile agli studenti. È vero che nel 1703 fu pubblicato il primo giornale russo, il Viedemasti. Viedemasti significa bollettino, però si trattava di un foglio controllato dallo zar, stampato saltuariamente, con circolazione limitata, in cui venivano difese le riforme e i provvedimenti di Pietro. Il teatro si affermò in Russia, sia pure in maniera molto limitata, grazie all'interesse della famiglia reale. La fondazione di un'Accademia delle Scienze fu molto significativa e si realizzò pochi mesi dopo la morte di Pietro. Importante si rivelò anche il desiderio di Pietro di liberare le donne russe dalla tradizionale segregazione domestica. Cosa fece lo zar? Organizzò delle assemblee all'aperto in cui donne e uomini si dedicavano alla conversazione, secondo il modello francese, praticando anche le danze. In realtà l'iniziale interesse da parte di Pietro verso la cultura occidentale si modificò negli ultimi anni. Pietro era consapevole di aver acquisito più forza e sicurezza e iniziò ad avere nei confronti dell'Occidente non più soltanto un interesse materialistico limitato alla tecnica militare, navale e industriale. Pietro desiderava importare anche l'arte, l'architettura, la letteratura. Nel 1716 acquistò un enorme numero di quadri ad Amsterdam e mandò molti giovani russi a studiare all'Accademia d'Arte di Firenze. Nel 1718 acquistò statue e dipinti a Roma, facendo affluire in Russia numerosi artisti e scultori italiani. Architetti stranieri furono utilizzati nella costruzione della nuova fastosa capitale voluta da Pietro. Già all'inizio del secolo la fortezza di Pietro e Paolo fu costruita da allievi di Vauban, il famoso architetto ingegnere francese.
I cantieri della nuova capitale furono diretti dall'architetto italiano Domenico Trezzini di Lugano e successivamente da architetti tedeschi e svizzeri. Ma qual era questa capitale? La città prese il nome di Pietro, alla maniera tedesca però, Pietroburgo, la città di Pietro, Burg è città in tedesco, capite? Non Pietrogrado, come si dice, come si dovrebbe dire in russo. Il nome tedesco Pietroburgo esprime la volontà da parte dello zar di creare una capitale che somigliasse alle città tedesche e olandesi. Infatti lo stile adottato fu quello delle città tedesche e olandesi del barocco baltico. La costruzione di Pietroburgo iniziò nel 1703 ed andò avanti a marce forzate, sfruttando una manodopera di schiavi costretti a diventare operai. Molti di questi provenivano persino dalla Siberia, moltissimi soffrirono e morirono mentre Pietroburgo sorgeva. La nuova capitale dello zar si trovava sul Mar Baltico, in Ingria, alle foci della Neva, su un territorio ufficialmente appartenente alla Svezia, ma come vedremo la Svezia stava perdendo la guerra del Nord e le truppe russe avevano già occupato molti territori baltici. Pietroburgo viene inaugurata nel 1718, diventando il simbolo più celebre dello zar, esprimendo la sua volontà di portare l'Europa dentro la Russia, o forse più propriamente la Russia all'interno dell'Europa. Ciò che maggiormente ostacolava il progresso intellettuale auspicato da Pietro era senz'altro la Chiesa ortodossa. Non ci sono motivi per pensare che Pietro non fosse un sincero devoto, anche all'estero si interessò attivamente delle questioni religiose. Inoltre le sue lettere e i suoi discorsi erano sempre conditi da citazioni e riferimenti biblici. Pietro cercò di attribuire toni da crociata alla sua politica anti-ottomana ed infine si preoccupò sempre di favorire l'attività missionaria tra i popoli non cristiani del suo impero. Tuttavia, sin dall'inizio Pietro guardò alla Chiesa ortodossa come un nemico. Nonostante le riforme di Nikon, la Chiesa ortodossa russa era una potente forza conservatrice e xenofoba che non faceva mistero di contrastare le innovazioni dello zar. Pietro fu sconfitto nel momento in cui cercò di contrapporre il proprio candidato al patriarcato di Mosca al posto di Adriano. Questo lo innervosì e lo preoccupò. Forse fu questo il motivo alla base della fondazione, avvenuta forse nel 1692, dell'Ubriachissimo Sinodo. Cos'è l'Ubriachissimo Sinodo? Una società di allegri amici dello zar, di cui non conosciamo le finalità, che si divertivano con blasfeme parodie dei riti religiosi. Nel 1700, alla morte del patriarca Adriano, Pietro impedì la nomina del successore. Pietro detestava la Chiesa anche perché non sopportava che le sue ricchezze non fossero utilizzate per scopi più utili, e inoltre disprezzava l'ignoranza e la pigrizia del clero. Sin da subito, Pietro si mosse per ridimensionare il potere clericale e per assoggettarlo allo Stato. Nel 1701 fu creato il Pricasso per i monasteri e subito gran parte delle rendite ecclesiastiche furono destinate alle ingenti spese di guerra contro la Svezia. Inoltre Pietro ridusse il numero dei nuovi monaci, costringendoli a lavorare e a praticare l'ascetismo, impedendo la costruzione di nuovi monasteri. Nel 1721 il patriarcato fu ufficialmente abolito. Al suo posto Pietro creò il Santissimo Sinodo governante di tutta la Russia. Santissimo Sinodo era composto da 10 uomini di chiesa che avevano autorità superiore a quella di qualunque altra struttura. In teoria il Santissimo Sinodo conservava tutti i poteri del patriarcato, ma in realtà era del tutto subordinato allo zar. L'autonomia di cui la Chiesa aveva a lungo goduto veniva all'improvviso distrutta e il suo potere politico definitivamente abolito. Non si può non notare la similitudine
di questa riforma con l'organizzazione luterana dei paesi dell'Europa settentrionale. La sottomissione della Chiesa ortodossa fu favorita da un importante ecclesiastico che si alleò con lo zar Pietro. Si tratta dell'ucraino Feofan Prakapovich. Quest'ultimo era un teologo che si basava molto sulla filosofia, che era stato in Svizzera e che era tornato a Kiev iniziando a insegnare e inserendo nelle sue lezioni anche le scienze. Era una persona molto colta e molto moderna, questo Prakapovich. Molti hanno paragonato il suo appoggio nei confronti di Pietro I al ruolo giocato da Thomas Wolsey nei confronti del sovrano inglese Enrico VIII. Pietro si dimostrò più tollerante rispetto ai suoi predecessori nei confronti dei non ortodossi, soprattutto con i protestanti. Nel 1721 il Santissimo Sinodo autorizzò i matrimoni misti tra gli ortodossi e i cristiani occidentali. Inizialmente vennero tollerati anche i vecchi credenti, i quali però iniziarono ad essere perseguitati e puniti con apposite imposte nel momento in cui iniziarono a opporsi attivamente alle riforme. Le innovazioni di Pietro il Grande furono accompagnate da numerosi mutamenti nella struttura della società russa che Pietro non aveva voluto e di cui non poteva prevedere le conseguenze, ma che tuttavia rappresentano un esito della sua opera, un esito inevitabile. Tali mutamenti riguardavano soprattutto i contadini e i proprietari terrieri, due classi che mancavano di omogeneità e che erano distinte e stratificate al loro interno. La classe contadina comprendeva i jalope, che erano gli schiavi, comprendeva vari gruppi di servi della gleba, piccoli proprietari fondiari e i coloni militari che a volte venivano interpretati come lo strato inferiore della nobiltà e quindi non proprio come appartenenti ai contadini. Alla classe dei proprietari terrieri che possedevano i servi appartenevano invece le grandi famiglie di boiari. Poi vi era sotto di esse una complessa gerarchia di famiglie nobiliari inferiori e di boiari più piccoli. Almeno formalmente i proprietari erano anche divisi in base alle due forme di proprietà terriera esistente, ma abbiamo già visto che la distinzione tra pieno possesso, vocine della terra e l'usufrutto pomesce della terra era ormai senza significato, dal momento che tutti i fondi e anche pomesce erano diventati ereditari. Le innovazioni di Pietro I portarono al livellamento di questo sistema sociale differenziato, con la creazione di sole due classi abbastanza omogenee. Da una parte i contadini che pagavano le tasse, che fossero servi della gleba o contadini di Stato, e dall'altra parte i proprietari terrieri privilegiati. La classe contadina era stata di fatto forgiata soprattutto per via del reclutamento sistematico di grossi contingenti di uomini per l'esercito e della pesante imposizione di nuove tasse. Sia il reclutamento sia le tasse finivano per gravare su una parte sempre crescente della popolazione, così che le antiche distinzioni legali ed economiche all'interno della massa contadina, che in fondo corrispondeva ai 9 decimi della popolazione, persero la loro importanza. Questo processo di livellamento avviene anche in seguito all'abbassamento dei coloni militari a livello di semplici contadini di Stato, mentre in un senso opposto la schiavitù degli jalop scomparve. All'altra estremità della scala sociale si stava cementando una classe più omogenea di proprietari terrieri, che viene chiamata il dvarianstva, che rappresentava l'esito della sempre più severa imposizione a tutti i gruppi di proprietari terrieri dell'onere e dell'onore del servizio militare. Pietro fece ogni sforzo per costringere tutti i proprietari terrieri a servire nell'esercito, nella marina o nell'amministrazione. Evitare questi obblighi prevedeva una pronta punizione.
Con un impopolare decreto nel 1714, lo zar decise che da allora in poi i fondi terrieri sarebbero stati ereditati solo dal primogenito e non più divisi tra i figli. Questo provvedimento ovviamente serviva a spingere i figli cadetti dei proprietari terrieri verso il servizio militare o comunque verso un impiego statale. Le classi superiori iniziarono a vedere la società come una gerarchia burocratica. Alla morte di Pietro, quindi, la nobiltà tendeva a diventare una classe abbastanza numerosa, con rapporti ufficiali rigidamente definiti, in maniera simile alla nobiltà che Federico Guglielmo I stava creando in Prussia. Si discute fino a che punto le riforme di Pietro siano state influenzate dalle idee occidentali e dai suoi viaggi in Occidente. Molti storici hanno visto in Pietro l'equivalente russo dei sovrani assoluti che si stavano rafforzando in Europa. Certamente egli fu influenzato da personalità straniere come Fichte, che veniva dall'Holstein, oppure il sassone Liberas. Da un certo punto di vista si può sostenere che alcune riforme siano state ispirate dall'esperienza straniera, ma dall'altra parte molte direttrici che guidavano Pietro I derivavano dalla storia precedente e dalla posizione geografica della Russia, sicché si trattava di esiti inevitabili. Stiamo parlando dell'incremento della forza militare, della conquista di sbocchi al mare, dello sviluppo dell'economia. C'è chi ha fatto notare che le innovazioni di Pietro, o almeno la maggior parte di esse, si possono ritrovare già nell'opera dei predecessori. Ad ogni modo, durante gli anni di Pietro il Grande si assiste a un processo di cambiamento rapidissimo e brutale, che non aveva precedenti. Tale rivolgimento suscitò inevitabilmente tensioni sociali e psicologiche fortissime. Si trattava di un'evoluzione forzata e imposta, non di una vera e propria rivoluzione. Le riforme furono accolte in maniera entusiastica da un piccolo numero di giovani russi occidentalizzati, ma si scontrarono contro l'incomprensione e l'ostilità della grande maggioranza dei sudditi, un popolo ignorante e dominato dal conservatorismo religioso. Sviluppò un'avversione istintiva al cambiamento e a ciò che veniva avvertito come un'influenza occidentale. Ricordate a questo proposito le decisioni dello zar sul divieto della barba o sull'imposizione degli abiti occidentali, oppure l'introduzione del calendario occidentale giuliano. Bisogna chiaramente capire che molte riforme di Pietro I non andarono a regime, non furono realmente applicate o furono presto abolite. Ricordate l'editto del 1714 che stabiliva che l'intero patrimonio ereditario andasse ad un solo figlio? Questa legge si rivelò difficilissima da mettere in pratica e venne revocata nel 1731. Nel 1718 fu introdotta in Russia la separazione tra potere amministrativo e potere giudiziario, una decisione che rimase sulla carta che fu abbandonata nel 1727. Ma forse il più grande fallimento degli sforzi riformatori fu rappresentato dalla riforma provinciale. Nel 1720-1721, infatti, Pietro procedette ad un'ampia riforma municipale che riprendeva modelli europei, basato sul principio elettivo e inteso a promuovere l'iniziativa e le attività degli abitanti dei centri urbani. L'ambizioso progetto non poté essere messo in pratica per l'ignoranza e l'inerzia dei cittadini. Pietro dispose che gli organi provinciali dovessero gestire anche l'assistenza sanitaria, l'istruzione, lo sviluppo dell'economia locale. Questa riforma trovò un'applicazione pressoché nulla. Molti altri cambiamenti non vennero attuati perché non erano realistici e non esistevano funzionari in grado di attuarli. Molti statuti, prescrizioni e regole rimasero sulla carta. Questi fallimenti furono dovuti anche alla mancanza di iniziativa e di abilità da parte dei funzionari. La corruzione era dilagante ed anzi peggiorò rispetto al periodo precedente a Pietro. L'arbitrio e l'individualismo erano la base dell'amministrazione russa. Il nuovo sistema era molto complesso e mancava di ordine, di organizzazione e di coesione. Alcune cose però erano destinate a durare, come la proverbiale tabella dei ranghi, promulgata nel 1722, costituita da un ordine gerarchico
di 14 gradi che potevano essere scalati dal 14° al 1° sia all'interno degli uffici civili sia nelle cariche militari. Pietro pretese che tutti dovessero cominciare dalla base, procedendo solo in base ai propri meriti. Questa tabella servì da fondamento alla burocrazia della Russia imperiale e rimase in vigore, sia pur con alcune modifiche, fino al 1917. L'imperatore permetteva a tutti di fare carriera, anche chi non era nobile, raggiungendo i gradi più alti, diventava membro ereditario della piccola nobiltà. Inoltre, Pietro il Grande iniziò a concedere i titoli di nobiltà, persino quello di principe, per meriti eccezionali, una prassi proseguita dagli zar successivi. La rabbia più forte tra i russi era dovuta agli insopportabili obblighi, fisici e finanziari. Non si trattò solo di aumentare enormemente le tasse, soprattutto a danno dei contadini. Veniva imposto un gravoso reclutamento nell'esercito e, come abbiamo visto nel caso della costruzione di Pietroburgo, masse enormi di uomini della classe contadina venivano schiavizzati per edificare città, navi, porti, fortificazioni, canali. Inoltre, gli uomini erano utilizzati come manodopera schiavile anche nelle fabbriche, per i più svariati servizi di trasporto e costretti a fornire cibo e foraggio per l'esercito. Non è una sorpresa che il regime di Pietro il Grande divenne fortemente impopolare, il popolo andò in rovina, gli obblighi imposti dallo zar diventavano insostenibili negli anni di cattivo raccolto e di carestia, come avvenne nei periodi 1704-1706 oppure 1722-1723. In quel caso l'unica strada che rimaneva ai contadini era la fuga, un'opzione che, come sappiamo, veniva praticata già da gran tempo, ben prima di Pietro il Grande: fuga nelle zone di frontiera scarsamente popolate, fuga presso i cosacchi del Don, o nei territori di altri gruppi di cosacchi, o nei territori di popolazioni non russe, come i baschiri. Negli ultimi anni del regno, Pietro I prese provvedimenti per cercare di arginare questi fenomeni per lui estremamente pericolosi. Ma i cosacchi non si limitarono ad accogliere i contadini in fuga. Per l'ennesima volta i cosacchi si ribellarono, ripresero le loro ribellioni. Parleremo dei cosacchi e di altre vicende significative del regno di Pietro il Grande, per esempio la Grande Guerra del Nord contro la Svezia, nella prossima video lezione, l'ennesima dedicata a lui, a Pietro. Per adesso vi saluto e vi ringrazio tutti. Buona serata. Arrivederci.